Liguria ne parla. Mercoledì 5 dicembre, ben ritrovati in diretta da Matteo Agnoletto qui su Babboleo News. Per tutta la Liguria ne parla, lo spazio di approfondimento sulla politica e l'attualità nella nostra regione. L'ospite di oggi è Alberto Pandolfo, segretario genovese del PD e consigliere comunale a Palazzo Tursi. Ben trovato. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Partiamo dal tema del lavoro, ma in senso ampio. Vorrei partire dall'indagine sull'impatto del crollo del Ponte Morandi a Genova rispetto all'economia cittadina, un'analisi che hanno realizzato Confindustria Genova, Camera di Commercio e con la collaborazione dell'Università di Genova. Da questa indagine cosa è emerso in tema occupazione e quali sono le maggiori difficoltà, criticità incontrate tra la realtà fotografata e il decreto Genova e le misure messe a disposizione per la città? Oggi sono, ahimè, 113 giorni da quel tragico 14 di agosto che ha segnato la vita della nostra città. È vero, noi dobbiamo guardare avanti ed essere ottimisti, ma non possiamo non fare i conti con la realtà dei dati, e anzi dobbiamo fare i conti con la realtà dei dati, e questo è anche l'appello che io rivolgo alle istituzioni locali con le quali abbiamo condiviso un percorso di collaborazione, ma oggi bisogna forzatamente riconoscere che esiste un problema, perché se non si riconosce l'esistenza di un problema è chiaro che le strade si dividono e si sono già divise nella valutazione che è stata fatta rispetto al decreto Genova, che a nostro giudizio è stato assolutamente insufficiente, e questi dati dimostrano quanto quel decreto sia davvero insufficiente, perché i dati quindi scientifici che produce l'Università di Genova, la Camera di Commercio, Confindustria Genova, quindi non il PD, quindi, e naturalmente anche le forze sociali che scenderanno in piazza la prossima settimana e i sindacali con le quali saremo al fianco, ci restituiscono, guardi, solo un dato su tutte: gli spostamenti casa lavoro, che si sono moltiplicati in modo davvero esponenziale. Si parla addirittura di 32 minuti a tratta per ogni genovese rispetto agli spostamenti casa lavoro. E questo cos'è? Questo è in media, vuol dire che c'è anche chi ci mette un'ora, un'ora e mezza in più. Assolutamente, io personalmente scelgo, nonostante le temperature, di andare in Vespa tutti i giorni da una parte all'altra della nostra città metropolitana, proprio perché capisco e mi ritrovo in quegli ingorghi che caratterizzano la nostra città. Ma dicevo, ci sono state soluzioni positive che sono state intraprese, devo dire, con tempestività, ma mancano oggi risorse per far fronte invece alle emergenze maggiori, che sono quelle sicuramente dei lavoratori della nostra città, che oggi sono in grande difficoltà. Ci sono le risorse, va detto, nel decreto Genova destinate anche ai lavoratori. Il problema sono le tempistiche: sono passati circa 4 mesi e per una piccola attività, per un piccolo bar, un piccolo commerciante, è più di un trimestre di IVA, e quindi è difficile tenere la strafinesca aperta, arrivare al 31-12 e dire l'anno prossimo ricomincio. Certamente tempestività che è necessaria in questa fase, ma soprattutto le misure che sono contenute nel decreto sono limitate nel tempo e nello spazio, e quindi questo studio dimostra come anche incidenze su fatti che sono potenzialmente distanti rispetto ai temi più concreti del lavoro. Mi viene in mente il turismo, uno non fa riferimento, ma quanto il turismo nella nostra Liguria può portare movimento economico. Anche sulla città di Savona ci sono dei dati sconfortanti e che quindi devono allarmare certamente la regione Liguria rispetto alle posizioni da assumere nei confronti del governo, che oggi ad esempio con la legge di bilancio non va a sopperire quegli interventi che aveva promesso di fare, diciamo, a margine dell'approvazione del decreto Genova. Basti pensare che sono diminuiti anche i visitatori all'acquario, che è sempre stata un'enclave dentro Genova con numeri incredibili da anni, a prescindere da qualsiasi tipo di politica turistica, e invece ne sta risentendo anche un'attrazione come questa. Dal punto di vista del comune, l'assessore Picciocchi ha comunicato di avere l'intenzione di chiedere una variazione al patto di stabilità per assumere 19 lavoratori in difficoltà della zona rossa nelle società partecipate del comune. È una misura che, qualora venisse
avvallata condivide. Certo, nel senso che se si possono dare delle occasioni di lavoro alle persone che sono rimaste senza lavoro, naturalmente nei limiti della legge, quindi prima di fare proclama è sempre bene, è sempre positivo avere la certezza che queste cose possano andare a segno. E infatti anche qui il tema delle promesse, io ho chiesto più volte ripetutamente che non si facciano continue promesse ma che si diano risultati. Ho incontrato per esempio gli abitanti della zona arancione, io li ho chiamati sfollati, anche loro ovviamente della zona arancione, che sono spesso sfollati o dalle proprie abitazioni, perché lo potranno essere quando speriamo inizierà presto il cantiere del nuovo ponte, o sfollati dalle loro imprese, perché vede chi vive la zona arancione, immagino la zona di Via Fillac ma anche altre parti della città, vive davvero un dramma, perché sa che dovrà rimanere lì con la sua attività, con la sua abitazione, e che ci sarà un grande cantiere che per fortuna, dico, dovrà iniziare presto, ma certamente queste persone hanno bisogno di avere un indennizzo rispetto all'interferenza che vivranno con la nuova infrastruttura. Una nuova infrastruttura che ci auguriamo appunto possa partire presto ed essere realizzata presto, ma certamente anche qui non è necessario fare promesse, è necessario lavorare tutti intensamente perché si possa arrivare presto ad una soluzione. Sul tema del lavoro c'è un'altra preoccupazione in una zona della città completamente slegata dalla tragedia del Ponte Morandi, pieno centro, la zona di Piccapietra, in un certo senso una criticità annunciata, perché da più di un anno si sapeva dell'intenzione di Rinascente di chiudere lo store di via 12 ottobre, così è stato, ma recentemente anche Cappuccino, un bar nella stessa struttura dove sorgevano i grandi magazzini della Rinascente, ha chiuso, e quindi c'è un rischio, se non desertificazione, di depauperamento della zona di Piccapietra. Su questo tema il Comune ci sente, sta mettendo delle misure, la Giunta Bucci intendo, sta mettendo delle misure in campo per evitare e scongiurare questo rischio? Io ho seguito fin dal primo giorno, dal primo annuncio di oltre un anno fa, i lavoratori di Rinascente, proprio perché sapevo e avevo modestamente dato l'allarme al Comune con un'interrogazione per manifestare il fatto che ci potessero essere non solo le conseguenze per i lavoratori di Rinascente, ma anche dell'indotto di Piccapietra, del commercio di Piccapietra. Tra l'altro lì ci sono altre attività connesse ad altre aziende che sono in difficoltà, mi viene in mente il Moody e Qui Group, insomma c'è una realtà di aziende in difficoltà proprio nel pieno centro della nostra città e di Piccapietra. Per questo avevo chiesto che si attivasse un tavolo istituzionale per mettere in campo tutte le forme che potevano essere a tutela del lavoro e dei lavoratori e del servizio e della vitalità del nostro centro cittadino. Ho notato che ovviamente questo non è stato fatto, tanto che Cappuccino si è trovato ad avere l'acqua staccata e la luce spenta e quindi a dover trasferire la sua attività non si sa dove, con le persone che dovranno trasferirsi anche loro nelle altre sedi di lavoro di Cappuccino, che sono in altri luoghi o della città o del nord Italia, oppure addirittura vedere perdere il loro posto di lavoro. È questo quello che dico, quindi non facciamo promesse, il Comune non faccia promesse anche ad esempio sul tema dei 30.000 posti di lavoro. C'è una difficoltà, oggettiva della nostra città, non è il momento di fare promesse, è il momento di seguire da vicino le questioni che riguardano la nostra città, che riguardano il lavoro, lo sviluppo, le infrastrutture, la tutela dell'ambiente. Insomma, questi sono i temi sui quali il Partito Democratico è attivo quotidianamente vicino alle persone che sono in difficoltà. Un'ultima battuta sul tema del lavoro, abbiamo ancora un minuto prima di chiudere il nostro primo blocco. Sulla vendita delle farmacie comunali, c'è l'intenzione della Giunta di capitalizzare tra gli 8 e i 10 milioni di euro con la vendita delle farmacie comunali genovesi, ma è recentemente arrivato un emendamento da Roma alla legge di bilancio che prevede che la proprietà delle farmacie sia almeno per il 51%
in mano ai farmacisti iscritti all'albo. Questo emendamento può cambiare le cose sulla vicenda delle vendite delle farmacie comunali? Intanto chiariamo qui che sempre per il nostro contalavoro e per il numero 30.000 che si allontana sempre di più, e i posti di lavoro in ballo per i dipendenti delle farmacie comunali sono 43, ma oltre a questo c'è la tutela di un servizio che è un servizio con regia pubblica, ed è per questo che siamo contrari al fatto che ci sia una cessione in toto della azienda farmacie genovesi e naturalmente comunali. Lo dico avendo votato nel precedente ciclo amministrativo la vendita di 3 farmacie che hanno portato al risanamento di quella società, quindi io non sono ideologicamente contrario alla vendita di asset non strategici del comune, ma credo che questo lo si debba fare naturalmente con la volontà di rispondere alle esigenze dei lavoratori e soprattutto del servizio alla città. Pensare che possano arrivare dei grandi gruppi che vanno a squilibrare un appunto equilibrio della presenza delle farmacie in città, sia pubbliche che private, perché guardi che questo spaventa anche i farmacisti privati, perché se arriva un grande gruppo che può comprare 8 farmacie in blocco per il valore di 10 milioni di euro, comunque va a squilibrare un sistema cittadino. Lei faceva riferimento a questo emendamento che è stato votato poche ore fa in Parlamento. Questo emendamento dice che il 51% degli acquirenti deve avere diciamo un valore professionale iscrizione all'albo. Esatto, iscrizione all'albo dei farmacisti. Questo è un fatto positivo, a mio giudizio, che in qualche modo evita che società di capitali, e quindi abbiano il mero interesse di fare solo business rispetto all'acquisto eventuale di queste 8 farmacie, si allontani, e che quindi non ci sia questa possibilità. Quindi è un fatto positivo dal mio punto di vista, e interrogerò la Giunta per capire come questo potrà modificare la vendita ovviamente delle farmacie, perché la ricerca dell'acquirente sarà molto più complicata e da mettere in relazione ovviamente al bagaglio di professionalità che il nostro comune ha proprio con questi 43 dipendenti che ormai conosciamo benissimo perché ci vediamo praticamente tutte le settimane. Ora andiamo ad aggiornarci su cosa succede in Liguria, 100 secondi di giornale radio, e ritorniamo. Tutta la Liguria ne parla insieme ad Alberto Pandolfo. Un ristorante di classe, una location distinta ed elegante. È il ristorante Bella Vida, il ristorante brasiliano d'eccellenza a Genova. Perfetto per la tua cena in coppia o per festeggiare un anno di lavoro. Bella Vida organizza la tua cena aziendale riservata. Bella Vida, a Genova, in Corso Italia. ristorantebellavida.com 010 36 24 461. Millennium Rent, broker specializzato nel noleggio a lungo termine per aziende e privati. Vuoi una nuova auto? Stanco di pagare bollo e assicurazione? Scopri con noi la formula tutto incluso per auto, moto e veicoli commerciali. Noleggiamo inoltre auto di lusso per eventi e cerimonie. Chiama 010 99 11 493 e visita il sito millenniumrent.it. Stasera ho voglia di cucina genovese, ma anche toscana. Magari una bella fiorentina o una costata di chianina, quella vera, si intende. Sempre le idee chiare voi donne, eh? Per fortuna io so dove portarti. Locanda Antichi Sapori, aperto a pranzo e cena, più servizio asporto, in via Casaregis 52 Rosso a Genova. locandaantichisapori.it. Seguici anche su Facebook. Il Luna Park più grande d'Europa torna a Genova. Oltre 100 attrazioni, decine di eventi e tante novità ti aspettano tutti i giorni fino al 13 gennaio a Piazzale Kennedy. Su Facebook Winter Park Genova. Baboleo News, cosa succede in Liguria? Dal 2019 i liguri pagheranno meno al distributore di carburante senza rinunciare alla messa in sicurezza del territorio. Ad annunciarlo in una nota il presidente della regione Giovanni Toti. Il governo si impegna a coprire il gettito proveniente da quella imposta nella stesura definitiva della legge di stabilità, ha spiegato il governatore. Abbiamo verificato la possibilità di coprire con fondi nazionali le somme stanziate sul dissesto idrogeologico e coperte dal 2011 con le accise sui carburanti della Liguria. È stato condannato a 16 anni con rito abbreviato Javier Pareja Gamboa, l'operaio ecuadoriano di 52 anni che lo scorso aprile uccise la moglie 46enne Angela Reyes Coelho nella loro abitazione
stazione di Genova. L'uomo era stato arrestato dopo 3 giorni di fuga, alla fine della quale aveva confessato l'omicidio. Il PM aveva chiesto una condanna a 30 anni. Un giovane migrante africano è rimasto folgorato nella notte successo nei pressi della stazione ferroviaria di Ventimiglia. L'uomo si era posizionato sul tetto di un treno diretto in Francia ed è rimasto folgorato dall'alta tensione dei cavi. Vivo ma incosciente, il giovane è stato trasportato d'urgenza in gravi condizioni all'ospedale di Sanremo. Babboleo News 92.9. Tutta la Liguria ne parla. Mercoledì 5 dicembre, ben ritrovati da Matteo Agnoletto qui su Babboleo News per tutta la Liguria ne parla, lo spazio di approfondimento sulla politica e l'attualità nella nostra regione. Siamo in compagnia di Alberto Pandolfo e riprendiamo la nostra chiacchierata dal tema delle infrastrutture. Le voglio chiedere una battuta per chiudere il cerchio sulla vicenda Ponte Morandi. Ci sono stati i progetti, quasi tutti resi pubblici, di demolizione e ricostruzione del nuovo viadotto. C'è qualcuno in particolare, parliamo di fanta politica, fanta ingegneria, che l'ha convinta più degli altri? Certamente sì, ci sono dei progetti. Oggi ho visto che tra l'altro c'è un restringimento, una selezione rispetto a dei nomi importanti. Io tra l'altro da ingegnere edile le posso dire che ho studiato ovviamente in passato e sono andato a visitare anche ponti, ad esempio quelli di Calatrava, quindi ho sicuramente apprezzo non solo il disegno, la qualità di quelle opere, la qualità e come quella di Renzo Piano, di grandissimi, tra l'altro anche nostro conterraneo, di grandissimi architetti, archistar, che non solo fanno un dono col loro disegno, ma restituiscono anche proprio qualità architettonica e speranza alla nostra città. Di questo c'è bisogno. C'è invece un allontanamento proprio culturale rispetto al fatto che invece si possa mantenere in piedi il vecchio ponte Morandi. Lo dico perché dico culturalmente distante da ciò che penso, perché ritengo che rispetto all'agonia delle costruzioni che la nostra Liguria vive, bisogna anche ragionare rispetto alle demolizioni. Quindi io stamattina tra l'altro c'era l'assemblea di ANCI e sono sicuro che i costruttori siano convinti del fatto che non solo si debba pensare a costruire ma anche a ricostruire, quindi a demolire e a costruire elementi di qualità. E nella ricostruzione del ponte, quindi l'ipotesi Pizzarotti, quella che ho visto, non mi convince il fatto che ci siano due ponti, uno a fianco all'altro, uno in qualche modo tragicamente monco e l'altro invece di viabilità. Non la ritengo possibile, anche perché sappiamo che sotto c'è un l'alveo del torrente Polcevera che ha sofferenza anche questa per le esondazioni, quindi moltiplicare le pile all'interno dell'alveo potrebbe essere davvero una complicazione che non ci possiamo permettere. Ma dicevo della qualità. È importante che il progetto nuovo abbia certamente altissima qualità e soprattutto rispetti dei tempi, che possano contrastare proprio quei dati che dicevo prima di aggravio per l'economia della nostra regione e della nostra città. Quindi qualità e tempi sono due variabili non trascurabili e importantissime. E poi c'è il tema della bellezza, perché noi dobbiamo anche immaginare che di avere un ponte che potrà essere non un ponte dove mangiare o giocare, come ha detto il ministro Toninelli in quelle sciagurate dichiarazioni, ma sia un ponte che possa essere naturalmente un'infrastruttura viabilistica, ma come succede nel resto d'Europa, nel resto del mondo, anche un luogo di potenziale attrazione per la nostra città, perché questo deve essere Genova. Genova deve essere un luogo attrattivo dove le persone devono poter continuare a venire, a raggiungerci, a vivere questo nostro bellissimo luogo. Tema delle nuove infrastrutture. Nelle ultime settimane si è riacceso per l'ennesima volta il dibattito sulla Gronda, un'opera che è finanziata, tutti via libera per partire da gennaio, quindi tra pochissimo, ma si sta iniziando a paventare un ritorno al debat public che aveva già fatto il sindaco Vincenzi nel 2009 per riconsiderare un nuovo tracciato, non più la Gronda alta, quella che passa quasi tutta in galleria e che allunga il giro perché si passa dentro le montagne, ma la Gronda bassa, quindi il primo disegno. Ha paura che Gronda alta, Gronda bassa sia un po' una supercazzola per prendere tempo e non fare nulla? Assolutamente sì.
le dico che io ho assolutamente detto da subito che il percorso amministrativo che ha fatto la Gronda, che probabilmente io e lei eravamo all'asilo quando qualcuno pensava già io non ero ancora nato quando stavano a discutere, io probabilmente neppure, quindi è un progetto che rispetto al percorso amministrativo che ha fatto non può più essere messo in discussione, perché oggi quel progetto della Gronda è in conferenza dei servizi, è pienamente finanziato e deve partire, quindi mettere in discussione oggi con un progetto alternativo che magari risponde effettivamente all'esigenza che vediamo oggi, ossia quella del fatto che non esiste il Ponte Morandi, potrebbe essere messo in discussione, ma non possiamo farlo perché c'è un tema di continuità amministrativa, ma non è solo un fatto burocratico, è un fatto che altrimenti mettiamo in discussione qualunque opera e non si farà mai nulla e si rimette tutto in discussione continuamente col cambio delle amministrazioni, col cambio dei governi. Questo non può avvenire, è sempre un fatto culturale. Anche questo, e quindi ritengo che sulla Gronda non ci debbano essere discussioni, va fatto quel progetto che è finanziato ed è pronto a essere cantierato. Sul Terzo Valico invece, opera che coinvolge non solo la Liguria ma anche il Piemonte, e è un periodo in cui si stanno animando discussioni e anche manifestazioni di piazza, pensiamo a Torino i CTAB e recentemente anche in Liguria si sta pensando di sollecitare una chiamata popolare in un certo modo per queste infrastrutture strategiche per il nord-ovest, non solo per la nostra regione. Crede in una alleanza Liguria, Piemonte, Lombardia, quantomeno del nord-ovest, per dare lo slancio definitivo a queste grandi opere infrastrutturali? Io poche settimane fa ero in Piazza Castello a Torino, proprio perché penso che il tema delle infrastrutture, come il tema ovviamente del Ponte Morandi, della ricostruzione del Ponte Morandi, non siano solo fatti locali, quindi non siano solo fatti che riguardano Genova, riguardano la Liguria, ma riguardano almeno la dimensione del nord-ovest. È per questo che il Partito Democratico ha stretto un'alleanza ovviamente con i propri rappresentanti politici e nelle istituzioni tra Genova, Milano e Torino, proprio per perseguire la strada delle infrastrutture che è sempre convintamente perseguito, ed è per questo che noi vogliamo continuare quel tracciato. Ieri il sindaco Sala era insieme a noi sul cantiere del Terzo Valico, insomma c'è una consapevolezza di chi ha a cuore il paese, e il Partito Democratico ha a cuore il paese, che le infrastrutture debbano essere fatte nel rispetto dell'ambiente, quindi oggi costruire, come le dicevo, significa anche demolire ciò che non serve. Ci sono delle nuove variabili che noi dobbiamo mettere in campo, ma senza distruggere i percorsi che sono stati fatti, anche con il rispetto democratico delle scelte dei cittadini. Fino a questo punto abbiamo parlato di temi, ma ora arriva la classica domanda temibilissima: e il PD? Cosa farà il PD? Perché poi la discussione finisce sui tanti buoni propositi, buoni progetti, buone idee, ma poi il partito sembra essere ancora vittima di Renzi, che resto oppure vado, nel congresso Minniti mi candido, non mi candido. Non è che si ritorna sempre alla base e poi non si riesce a fare quel salto di qualità che anche magari tanti elettori che non vi stanno più votando vi richiedono? Sa perché quel balletto che evidentemente è andato avanti per troppo tempo non si può più ripetere, perché altrimenti c'è il rischio che il PD stesso venga compromesso, ma il Partito Democratico deve continuare ad occuparsi di tutti quei temi che le ho appena detto, diciamo sia a livello locale naturalmente, ma soprattutto a livello nazionale, per dare una identità forte naturalmente al partito, per dare segnali, io lo continuo a ripetere da quando sono stato eletto segretario, un atteggiamento sicuramente di umiltà, generosità, di servizio e di missione per il paese e per i luoghi dove si candida ad amministrare e a condurre le comunità. C'è un percorso che è quello del congresso del PD, che a mio giudizio ha un tempo troppo lungo, ma ovviamente responsabilmente lo intraprenderò, e che arriverà fino al 3 di marzo, e credo che ci sia abbondante spazio per una discussione su questi temi, sull'identità, ma naturalmente sulla strada politica da intraprendere, sulle alleanze da fare, sulla proposta per il paese da fare. Dalla Liguria, da Genova, noi mandiamo un messaggio al Partito Democratico. Noi diciamo
come comunità che abbiamo l'esigenza che si perseguano assolutamente i temi della salvaguardia, della tutela del lavoro e dello sviluppo del nostro territorio, che le infrastrutture siano fondamentali e non dimentichiamo la tutela dell'ambiente e soprattutto la lotta al dissesto idrogeologico che ha afflitto e può potenzialmente continuare ad affliggere il nostro territorio, l'abbiamo visto anche con le recenti mareggiate, e quindi noi vogliamo mandare elementi di contenuto al di là dei nomi. Noi vogliamo che svegliarci una domenica, avere un rappresentante che sia in grado di garantire quell'umiltà, quell'unità, quegli aspetti di anche umanità e generosità che ormai in politica vediamo allontanarsi, e lo vediamo dalle gesta ad esempio del ministro Salvini che ha non solo che con in modo sprezzante pensa di dirigere anche organismi indipendenti dello Stato, oppure emana decreti come il decreto sicurezza che anziché generare sicurezza generano insicurezza, e anche questo è testimoniato dalla gravità nella quale si troveranno e si trovano già molti sindaci della nostra Italia. Quindi noi dobbiamo contrastare queste politiche, noi dobbiamo avere la generosità, appunto, dicevo, l'umanità che invece non stiamo vedendo nella forza certamente che sono populiste e al governo. Abbiamo ancora 20 secondi sul locale, ogni decisione posticipata a dopo il 4 marzo o ci sono già europee piuttosto che regionali in cantiere? Affatto, noi continuiamo a lavorare tutti i giorni per stare a fianco a chi manifesta le principali difficoltà nella nostra città, nella nostra regione. Noi non ci fermiamo, quello è un lavoro indipendente della nostra comunità, che naturalmente è un lavoro aperto e quindi visibile a chi vuole farne parte. Noi siamo ben lieti di farne parte, ma è il lavoro di una comunità che si deve intersecare con i problemi che la comunità genovese, con le istanze che la comunità genovese e ligure ha per riuscire a ottenere risultati positivi e naturalmente guardando al futuro radioso per la nostra città e per la nostra regione. Grazie per essere stato con noi, ad Alberto Pandolfo. Tutta la Liguria ne parla, torna mercoledì prossimo. Evviva! Unica. Grande.